L'evoluzione. Piccolissimi errori di trascrizione della molecola del DNA generano mutazioni, il più delle volte letali, ma in rare, eccezionali occasioni, queste micromodifiche possono agevolare la discendenza permettendo la sopravvivenza e la riproduzione. L'uomo è il risultato di questo lungo processo evolutivo, un lungo percorso di perfezionamento biologico durato milioni di anni. Per alcuni ricercatori, però, questo processo non è del tutto chiaro. Pietro Buffa, biologo molecolare, ritiene che il processo di ominazione, la parte conclusiva dell'evoluzione umana che conduce al progenitore comune tra scimpanzé e uomo moderno, sia in realtà un processo non naturale e che sia stato accelerato da un evento artificiale. L'esistenza di numerosi buchi nella documentazione fossile e la mancanza di dati paleoantropologici che ci aiutino a capire come sia avvenuta la transizione da forme umane arcaiche a quelle moderne è forse la chiave per comprendere come le teorie, sino ad oggi ipotizzate, siano frutto di una speculazione di eventi in realtà mai avvenuti. Un altro passaggio ignoto ma estremamente importante è definire come siano apparse le prime forme anatomicamente distinguibili come umane. Non è ancora chiaro, ad esempio, come sia comparso l'Homo habilis, circa 2,5 milioni di anni fa, il primo rappresentante del genere umano, comparso in maniera incomprensibilmente rapida. Lo studio del genoma ha portato ad una sorprendente scoperta. Le differenze che cerchiamo nel DNA tra noi e le scimmie non stanno solo nei geni, ma anche in particolari regioni del DNA non codificante. Il DNA non codificante è quella parte di genoma ritenuto privo di funzionalità, un tempo definito spazzatura, un surplus genetico derivante dai processi evolutivi. Si è notato che proprio questo DNA sia in grado di operare un vero e proprio controllo sul funzionamento di intere schiere di geni negli organismi viventi. Questi elementi regolativi del genoma sono tantissimi. È stato evidenziato come nella nostra specie ci sia stato un preciso cambiamento di queste regioni rispetto a quelle osservate nel genoma degli scimpanzé. Questi cambiamenti non sarebbero frutto del caso. L'evoluzione umana sarebbe stata deliberatamente guidata da un evento esterno. La prova di tale manipolazione si troverebbe nel nostro DNA. Il dottor Buffa avanza l'ipotesi che la testimonianza di tale intervento esterno possa essere ritrovata negli antichi testi tramandati dalla tradizione, in particolare nella Bibbia. Uomini del passato avrebbero deciso di raccontare la cronaca di tali manipolazioni. Con la collaborazione del professor Biglino, esperto di storia delle religioni e traduttore dei testi sacri, il dottor Buffa avrebbe rintracciato indizi che confermano la sua teoria. L'uomo è il frutto di una manipolazione genetica realizzata in laboratorio. I testi sacri racconterebbero come entità ignote si siano servite delle loro avanzate conoscenze per favorire la nascita dell'uomo. Le coraggiose ed eretiche teorie del professor Buffa sulle inspiegabili accelerazioni biologiche potrebbero aprire nuovi e imprevedibili scenari. Sin dall'antichità ci siamo chiesti da dove veniamo. La ricerca delle nostre origini è un mistero che ha impegnato migliaia di studiosi nel corso della storia dell'umanità. Un mistero che ancora affascina, ma che siamo certi l'uomo, prima o poi, riuscirà a svelare.